Perfetto, a questo punto allora torno dagli altri, nel senso che nella mia testa se questi dovevano correre da qualche parte l'avrebbero fatto subito, se si sono fermati allora forse si fermano per un po'. Torno dagli altri, dal professore. Ok, nel frattempo, Logan, tu sei riuscito ad arrivare tornando a casa del professore. In realtà, hai trovato Boindil, Hope che sta rappezzando il professore insieme al maggiordomo, e Boindil che immagino abbia capito qual era la nave che portava i ladri, ma abbia anche visto Leiron stargli dietro, Sì, e avete ricevuto anche il messaggio, giusto? Non mi ricordo. E avete ricevuto poco dopo il messaggio del galoppino che era stato pagato da Leiron per dirvi: aspettatemi qui in casa del professore. Quindi ditemi voi cosa mi chiedo fate. di non sparare alla nave. Ok, perfetto. Quindi voi vi riunite con Logan, Boindil e Hope. Logan è ancora più sporco e ammaccato di quando l'avete lasciato. Il professore è svenuto. Il professore adesso ha ripreso i sensi e adesso sono anche arrivate le guardie, Ah. che ovviamente sono state chiamate dal Le trambusto. guardie della città o le guardie personali del professore? No, no, le guardie della città, la Ok. guardia cittadina che appunto sta. Non vi sta dando molto, cioè nel senso vi ha squadrato perché siete un gruppo ben strano, però stai più concentrato sull'interrogare il professore. Comincio ad aprire cassetti nello studio del professore per vedere se trovo pozioni di guarigione, cose del genere. Voi non siete dentro la casa, Ah, non siete siamo dentro. sul ponte fuori di fronte alla finestra rotta. Potete provare a entrare, però adesso il posto è pieno di guardie. No, no, certo, rimaniamo. Non è il caso. La notte è quasi completamente arrivata. Leiron ci mette un bel po' per tornare. Quindi, se qualcuno ha bisogno di, cioè, questo potrebbe essere il momento per un riposo breve. Ok. Te lo dico così. Tuk. Woohoo. Riposo breve a Funziona. livello meccanico. Il riposo breve puoi spendere dei dadi vita per recuperare punti ferita. E ci dovrebbe essere da qualche parte short rest e dice. Questa scheda non la conosco benissimo. Sono Ci sono pieno, quindi temporary sono. points, ci sono i tre hit dice, quindi puoi spendere. Tu Leiron no, perché stai facendo cose. Cioè, Ma anche perché non ne ho bisogno? sì, no. Chi ha bisogno lo faccia. E se c'è qualche altra cosa che ha recuperato durante il riposo breve, Sì. recuperatela pure. E niente, dopo 40-45 minuti vedete, ogni tanto date sempre un occhio alla stazione di posta. Siete rimasti tutto il tempo lì di fronte alla casa del professore? E forse è meglio se ci incamminiamo allora, no? Per andare a questo. Ci parli di questo magazzino? Ah, sì, Sì, quando no, arrivo. sì, mentre aspettavate che lei non Ah, torna. aspetta, ok. Io ci lascio la letterina al professore per le cure prestate. Gli lascia la fattura sotto la porta, perfetto. Cazzo, sì. Niente, vi rincontrate con Leiron, che lo vedete arrivare alla stazione di posta con questa specie di piccola slitta, e quindi gli andate incontro e vi ritrovate di fronte alla stazione di scambio di Hawk Towers, che è il distretto sotto. Vi siete riuniti, è notte. Ok, mi vedete arrivare con volto estremamente, estremamente serio, molto più di quando abbiamo rischiato la vita giù nelle fogne. E non indovinerete mai dove hanno attraccato quei tizi. Dove hanno attraccato? Skyway. E indico col dito in su, pensando che sicuramente Logan non sa di cosa sto parlando. Ovviamente. Sede del governo degli uomini più ricchi di questa città, di coloro che possiede il Corvair, fondamentalmente. E Io guardo Leiron. Dico. Fra parentesi, fate conto che tutta questa conversazione stia avvenendo sotto un fastidiosissimo tic-tic, un continuo strisciare di pietra su pietra, perché sono io lì dietro col mortaio che sto pestando delle erbe.
Siamo davvero sicuri di volerci mischiare con quelli là sopra? Il nostro lavoro era di portare questo schema al professore. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto. Mi trovo d'accordo con Logan, soprattutto perché ci tengo alla mia vita e al mio posto di lavoro. Ero mi guarda stupito. Se il professore vuole assoldarci per andare a recuperarlo, questa è un'altra storia, ma non mi sento tanto in vena di fare il Boy Scout e andare a recuperarlo per nulla. Non so cosa siano i Boy Scout, ma... Non sei mai stato nelle Elden Ridge? No, anche a Sharn. Sono dei giovani scout. Tutto. Uomini scout o boy scout? Se qualcuno ha pagato quella gente dalla città, dalla cittadella alta, e invischiarsi in questa cosa sarà assolutamente pericoloso, ma quel qualcuno, chiunque esso sia, ha dei nemici. E quei nemici saranno molto felici se noi interverremo. La politica funziona così. E visto che questo gioco ci vede anche dal lato della legge, io sarei per l'idea di giocarlo. Leron, non ha senso. Come facciamo a essere dal lato della legge? Beh, loro hanno rubato qualcosa, noi potremmo andare a una stazione della Guardia anche Cittadina. Anche noi lo abbiamo rubato. No, noi l'abbiamo recuperato. Posso assolutamente dimostrarti che dopo secoli e secoli di tempo il diritto su quell'oggetto non valeva più da parte dei Kennet. Ma queste cose non ti pertengono, poi perché parlo di legge con te? Logan, esatto, non è tanto la teoria della legge, è la pratica di quello che sta succedendo. Logan ti guarda e dice, non ha senso, così come non possiamo dimostrare fair and square. Per quale motivo dovremmo andare a recuperarlo? Politica. Se qualcuno mi paga, ci andrò. Oh. Guardo gli altri sperando di avere un appoggio di qualche tipo. La politica non è mai una cosa buona in cui mischiarsi. I potenti non vedono di buon occhio le persone normali, Leron. Dannazione, è il mio lavoro, lo faccio tutti i giorni. Vi posso assicurare che non è niente di meglio o di peggio che andare a scannare quelle cose che voi andate a scannare normalmente, ecco, non so cosa siano. Beh, ma almeno quelle cose cercano di scannarci di fronte e non di pugnalarci alle spalle. Almeno ci pagano quando sentiamo di cosa. Bene. Quindi, cosa avete deciso di fare? Parliamone col professore. Se il professore ci vuole pagare, sono più che disponibile ad andare. Ok, quindi vi riavvicinate alla casa del professore. E adesso la maggior parte della guardia cittadina è andata via. Ci sono delle persone lasciate di guardia di fronte alla porta e una dentro casa. Però vi potete fare riconoscere e chiedere di essere ammessi alla presenza del professore che comunque vi riconosce, nel senso non ha problemi a farvi entrare. Vedete che è ancora abbastanza pallido e sdraiato su una specie di divanetto, è cosciente e vigile. Vi ringrazio per aver tentato almeno di fermare i ladri. Capisco che non era sicuramente un vostro dovere. Cosa posso fare per voi stasera? Sono molto stanco e vorrei ritirarmi quanto prima. Siamo venuti a comunicarle che sarebbe nostro piacere che questo lavoro diventi il nostro dovere. Cosa mi state cercando di dire? Ci proponiamo per recuperare quello schema una seconda volta. Beh, sarebbe meraviglioso. Il lavoro di degli ultimi 5 anni con lo schema, ovviamente immagino che siete qui per chiedere
altri soldi. Il doppio, dice il Logan doppio. Freddo. Sì. Io sgrano gli occhi, guardo Logan e dicevo, stavo per proporre uno sconto, è la seconda volta che gli vendiamo lo stesso servizio. il doppio. 100 monete d'oro a testa e questa volta voglio la metà in anticipo. Però dovete capire che io adesso qui non ho certo... E comincio a girare le spalle e a fare per andarmi. Io prendo il mio sacchetto di 50 monete d'oro e dico, Logan, il vostro anticipo. Professore, mi basta la vostra parola. Beh, sicuramente i miei finanziatori saranno ben felici di, spero, di spendere altri soldi in questa impresa, ma adesso è diventata una questione di principio. Quello schema potrebbe anche essere pericoloso, non ho veramente idea di che cosa si possa nascondere all'interno di quelle rune. Se riuscite a recuperarlo, penso che farete un favore a tutti. Non ho idea di chi possa essere interessato a una reliquia intraducibile. Io stesso potrei fare molta fatica e non riuscire mai nell'intento, e sono probabilmente uno dei massimi esperti. È chiaro che questo schema fa gola a persone molto importanti. E quali sarebbero gli altri esperti che sanno, che potrebbero saper decifrarlo? Beh, adesso non lo so, sto dicendo è un'esagerazione, ma sicuramente io non ne conosco altri. Ho studiato tutta la vita per imparare a decifrare questi schemi magici, e penso che non ce ne siano molti altri come me, però non ne conosco nessuno personalmente, ecco. Perché pensate che sia un mio diretto concorrente che mi ha rubato lo schema? Siamo accademici, buon Dio, cioè il progresso della scienza e della conoscenza va diviso, va condiviso, non accumulato come il tesoro di un drago. Evidentemente non è d'accordo. Evidentemente. Professore, la vostra non è l'unica università di questo mondo. Ovviamente, ovviamente. Professore, è tempo. Abbiamo perso un po' di fretta e darci 50 monete d'oro a testa. Li perdiamo sempre dopo la prima sillaba. Continua a laggare? Sì, quando parli sì. No. Quindi non si è sentito niente delle cose molto intimidatorie che ho detto. No, abbiamo sentito è tempo 50 monete d'oro a testa. Ah, ok. Che è il riassunto fondamentalmente di quello che volevi dire. Esatto. È tu tempo di frugarsi e darci 50 monete d'oro a testa. Ok. Tu in mano il sacchetto di 50 monete d'oro di Leiron in questo momento. Ah, Leiron mi ha pagato? Sì. Leiron ti ha pagato con la sua parte di bottino già. Per me possiamo andare. Io allora ti do come anticipo quello che mi hanno già pagato, perché tanto a me basta la parola del professore. Per me possiamo andare allora. Guardo gli altri. Sì. Professore, giusto per darle qualcosa da fare mentre noi ce ne andiamo. È uno schema incompleto e non è il massimo, però almeno ha qualcosa da fare per passare il tempo. E gli passo il foglio a carboncino dove c'è neanche un quarto delle rune che c'erano sull'ingranaggio. Ah, e dice, grazie, lo completerò con la mia fantasia, immagino. Vedi che lo mette da parte, ti fa un sorriso. Ora vorrei andare a dormire, sono abbastanza provato da questa esperienza e vi auguro ogni fortuna nella vostra ricerca e fa bene, sarò eternamente grato se riuscite a riportarmi lo schema intero. Che divertente che è, professore. Buon riposo. Via via, prendete questo, vi darà un sonno senza sogni. Un sogno senza sogni. Vedi che lui ti guarda e assaggia. Io prima che lui gliela dia guardo veramente di traverso Hope, perché so che ogni tanto fa cose strane, giusto per dire, non me lo stai ammazzando adesso, vero? No, è proprio un sonnifero, dopo glielo aggiungo in calce alla fattura. Okay. Ah, ok, no, per un attimo quel brivido freddo, poi probabilmente mi fai un cenno convenuto come per dire tutto normale. Più che altro è proprio il fatto che non ti guardo, come dire, beh, cosa vuoi? Ah, ok. No, vedi che lo sorseggia rilassato e poi, diciamo, non vi parla più e vi congeda con un cenno del capo.
Quindi siete, adesso è notte e siete di nuovo di fronte alla casa del professore. La guardia che c'è stazionata di fronte alla porta vi guarda un po' con, così, con curiosità, insomma, mi sta a sospetto. Però le strade sono, cominciano ad essere abbastanza deserte in questa parte della città. In realtà di notte non c'è chissà quale grande passeggio. Ok. Io ho fatto tutta questa cosa ancora con mortaio e pestello che ancora battono. Senza mani. Oh, ma cosa stai facendo? Sta preparando un Wendy, amico mio, perché io mezz'ora fa dovevo prendere il turno, al contrario di voi fannulloni che non lavorate nella vostra vita. Ok, qual è il piano? Il piano mio è... tentare di farli lavare, vestirli abbastanza bene, controllare il cartellone degli spettacoli della città alta e trovare un buon motivo per girare le strade della città alta. Ma io, fratello, ti deludo molto prima. Allora, signori, come dicevo, devo andare a lavorare. Prendetevi pure la mia parte, dividetela in tre. Io vado a tirare lo stipendio. Buona serata, signori, è stato un piacere. Okay. E con questo io me ne evado in tutti i sensi, perché c'ho un sonno che metà basta, e per questa sera ve lo dico, io quitto qui. Quindi Hop si allontana nella notte per andare a prendere il servizio all'ospedale dei poveri di Shan. Questa è veramente priorità, abnegazione, sì. Abnegazione al lavoro e alla missione di medico. Frank, ti salutiamo. Buonanotte. Hai fatto un'uscita in game fantastica. Fantastica, sì. Vero, vero. Soprattutto considerato che sono una creatura che non sente la fame, la sete, la fatica. E vale via. Bene. Ecco, anche fatto fondere i soldi che abbiamo trovato prima e sono tutti miei. Vabbè, per adesso Logan se ne è dimenticato, quindi finché Logan non se ne ricorda, siamo tutti tranquilli. No. Buonanotte, buona continuazione. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Per curiosità, quant'è che continuiamo ancora? Perché allora, non è abbastanza... facendo del metagame disgustoso, ci sarebbero le moffe finali e poi sarebbe finita. Quindi se avete voglia di farle, facciamole. Secondo me si può, cioè, fare, tanto... Sarebbe l'ultimo combattimento showdown finale col Big Boss, è finita lì. Ok, allora ci sta. Dai un'oretta di tra quello, due chiacchiere e finiamo. Sì, sì, okay. Ma più o meno, secondo me, se siete bravi... Devo un po' aggiustare. Ma non siamo bravi. Devo un po' ricalibrare la faccenda, se non morite male tutti quanti. Ci può anche morire anche... male. Beh, no, oddio, sì, cioè, almeno. Dunque, Leiron. Aspetta che torniamo seri per un attimo, questa parte un po' la taglierò. Vai. Sì, devi. Dunque, io consiglio di infiltrarci. Prendiamo una di queste navette volanti. Voliamo sopra questo magazzino, planiamo sul magazzino, infiltriamo, ci prendiamo schema. Prendiamo durante la notte, nessuno dovrebbe fermarci, magari con a lanterne spente. E non sarà così facile, c'è sorveglianza anche nei cieli, da quelle parti. Tecnicamente è fattibile, però. Diciamo che... Ok, non sfoglierò il mio foulard. Non sfoggerò il mio foulard per l'opera. Boindy, non hai qualche incantesimo per fare un cloaking attorno alla navicella? Le mie abilità magiche sono molto limitate. Io sono un artigiano, non un mago. Comunque posso provare magari a dipingere tutto di nero. Esatto. posso metterci anche le stelline. Volevo farvi notare, cioè nel senso è un piano solido. Ricordatevi però che l'unico veicolo volante che può trasportare tutti e tre è la carrozza, che però ha un guidatore. L'idea invece secondo me è prendere due di quei bot piccoli con i quali sono salito anch'io.
Ok, sì, si può fare. Diciamo, le carrozze sono sempre col conducente, quindi dovete convincere il conducente a... Infatti, per No, evitare no, quello. prendiamo uno piccolo. E io avrei bisogno di cambiarmi. Perché, viste le palestre, visto la fine che ha fatto il professore e visto che andiamo a tutti gli effetti in missione di notte, io mi rimetto in vestiti scuri con un'altra armatura di cuoio sotto, quell'altra è lercia e bisogna lavarla. Ok. E quindi mi risistemo, come dire, per appunto per l'infiltrazione, insomma, riprendo le armi, eccetera. Ok. Prima di prepararsi all'infiltrazione, allora Logan prende del carbone e comincia a spargerselo sulla pelle. Riuscendo semplicemente a Anale. prendere un colore un po' meno malsano di prima. Meno marrone e più nero. E io appena ti vedo dico: ma dobbiamo noleggiarle quelle cose. Tu, se ti presenti così alla stazione di... Oh, dannazione, non hai capito niente. Buon deal, andiamo noi due. Portatemene una nera. Con delle ali da pipistrello. Ok, quindi andate a cambiare, cioè vai a cambiarti e lasci Logan completamente ricoperto di nero fumo e Boindil, non so, alla stazione di scambio probabilmente, o in una taverna della città alta, anche se non consiglio questa soluzione. Perché non lo tiriamo più fuori? Dovrebbe essere divertente, però, ecco, Sì, tutto potrei sommato. uscire, che non è il caso che se mi fermano al volante della nave, No, non è in il realtà volante. questa zona è proprio prettamente residenziale, cioè non c'è praticamente niente da fare la sera. Quindi sarebbe difficile anche probabilmente trovarla una taverna. E anzi, dovete cercare un po' di far finta di essere dei passanti, per quanto difficile possa essere. Perché comunque c'è sono un bel po' di guardie che girano e le persone che stanno lì ferme per ore in un posto risultano No, comunque sospette. guarda, diciamo così, noleggiare uno di questi oggetti qui o da qualche altra parte è la stessa, come dire, è lo stesso risultato. Quindi a questo punto mi faccio accompagnare nei miei quartieri e partiamo direttamente da lì. È inutile che rimaniamo in questa zona dove abita il prof per niente. Dove vivi tu, Leiron? Ma probabilmente da qualche parte nella città di mezzo. Un posto assolutamente onorevole, però Una roba non troppo pretenziosa. Diciamo probabilmente un paio di camere private in una taverna ben sistemata, insomma, l'equivalente di vivere in una camera d'albergo d'hotel, Ho capito. come tipo stile 1800. Camera mobiliata con Esattamente. perfetto, ci sta. Ovviamente non li faccio salire in camera perché, però ecco, semplicemente ci spostiamo lì e poi da lì partiamo. Nel middle world e poi partire da là. Perfetto. Quindi il cambiamento d'abito di Leiron prende più tempo del previsto per i vostri standard di vestizione mattutina, soprattutto per i tuoi, Logan, però finalmente siete pronti e noleggiate alla stazione di scambio del ridente Canton, il pezzettino di charme in cui Leiron ha i suoi alloggi, e vi rimettete in volo nel buio quasi totale. Ci sono alcune zone, diciamo, illuminate, però volare la sera è abbastanza inusuale, diciamo. È sempre concesso, ma è inusuale. Ci mettete circa un'oretta a fare tutto il giro ed arrivare fino in zona nella zona Skyway, non so come si possa tradurre, la via del cielo. Va bene, Skyway. La città volante. La cittadella volante mi sembra fosse nel manuale italiano, ma non vorrei dire una cavolata. Dovrebbe essere interessante, almeno mantiene un po' il senso. E quindi niente, siete in vista a ancora una discreta distanza del magazzino che Leiron è riuscito a identificare come sede dei ladri. Appunto, Leiron vi ricorda che c'è un ingresso, diciamo, per le navi dalla parte di fronte, ma ci sono anche quattro baliste da guerra montate ai lati di questo ingresso e probabilmente sono appunto per difendersi da eventuali attacchi dal cielo. E faccio cenno ovviamente di muoversi ben lontani da quell'ingresso.
E più che altro studio una, come dire, una via d'approccio per tentare di evitare luci o comunque di stagliarsi contro magari un edificio illuminato o cose del genere. Sostanzialmente proviamo a avvicinarsi con tutta la furtività possibile fino Ok. appunto a raggiungere il tetto. C'è gente sulle baliste comunque, per curiosità. Parliamo di furtività di gruppo, vediamo come ve la cavate con le manovre al buio, in silenzio e senza. Come Era funziona il tiro 4, di diciamo. gruppo? Devi semplicemente tirare stealth, cioè l'abilità, e bisogna vedere quanti hanno successo e quanti falliscono come gruppo. Sembra un gruppo Perfetto. un po' strano, però. Avevo quasi tirato 20, quasi. Di questi tiratoventi. Però dai, ci mettono una pezza Leyron e Boindil. Cos'è questo? Ah, ok, Io ho sì, comunque il ancora. plus. Sì. Niente, in realtà riescono a praticamente, anche perché ne vedono leggeri due, quindi tu non avresti neanche dovuto tirare, perché tu sicuramente sarai a rimorchio di uno dei due. E quindi riuscite a raggiungere una posizione più o meno di vantaggio, in cui vi trovate in vista della parte, diciamo, di dietro del magazzino, cioè dove effettivamente c'è la terra dell'isola, e vedete che ci sono una specie di siepe con degli arbusti e altre piccole costruzioni sempre di pietra, che sembra, questa zona sembra essere parte di un complesso molto più grande, di cui non ignorate la funzione. Probabilmente ha a che fare con qualche tempio barra arena dei divertimenti. Ci sono delle strutture circolari a cupola che potrebbero essere delle sale di culto, dei luoghi in cui si svolgono spettacoli e altri tipi di intrattenimenti, però sembra che in questa zona per adesso non ci sia niente di programmato ed è abbastanza deserta. Ok, scendiamo sul tetto quindi. Sì, direi di sì. Sì, direi dal tetto che in realtà è spiovente, quindi potreste fare un po' di difficoltà a ancorare la slitta, e vi rendete conto però che sulla porta di fronte, che si intravede dalla sommità del tetto, ci sono due guardie con un piccolo braciere in mezzo, che ogni tanto si fanno a turni alterni, si fanno un giro dello stabile. Ok, lo Ok. stabile, a parte l'ingresso, diciamo, quello guardato le baliste che dà sul vuoto, gli altri lati sono tutti quanti poggiati su terra, giusto? Sì, aspettate che mi preparo. Quindi, diciamo, le guardie possono pattugliare tre lati, mentre il lato, quello di attracco, è sul vuoto e non è pattugliato Esattamente. dall'esterno, è guardato dall'interno probabilmente dalle baliste. Esatto, aspettate che vi faccio vedere di cosa stiamo parlando, però devo scontornare tutto quanto. Quanto alto è l'edificio? Due piani, tipo un magazzino. È all'altezza di due piani, però non sembra esserci piani, sembra essere l'unico corpo di fabbrica, vedete? Questa è la situazione. La macchia nera al centro è il corpo di fabbrica del magazzino. Gli altri edifici che si trovano attorno a questo, e appunto le due guardie possono fare il perimetro arrivando fino a un lato o l'altro, ma il resto è sul vuoto. Ok, quindi aspettiamo che le guardie. No, quindi freghiamocene le guardie e entriamo dal lato aria, no? Ma dal lato aria ci sono le quattro baliste che puntano Ho il. capito, ma noi siamo sul tetto e ci caliamo dal tetto sull'apertura, cioè c'è un'apertura qui. Ma penso che non ci sia subito il pavimento lì, perché sarà fatto. Ci sarà il. Come dire. È una specie di. Tu hai intravisto che c'è una rientranza nel vuoto e poi il pavimento del magazzino comincia con la passerella di attracco più in là. Quindi è come se ci fossero due Ci braccia sarà qua tipo un rettangolo di vuoto dove le navi si attraccano, per giusto? manovrare. Esatto, sì, tipo. No, non ce lo puoi mostrare, vedo che è buio. Ah no, perché è andato sotto la fog of No, war. Vabbè, l'hai disegnato ma è andato sotto. immaginati tipo un attracco navale, quindi c'è come dire,
il vuoto d'aria e poi la passerella sarà dentro, rientrata a metà edificio, tipo. No, questo ho capito, però c'è un'apertura su questo lato. Se io sono sul tetto e mi metto sul bordo del tetto qui a sud, vedo l'entrata. No, il tetto è diciamo, arriva fino, cioè copre tutto quello che certo. Si trova sotto. Esattamente. L'unica cosa che è fuori dall'apertura, che questo te lo posso fare vedere in realtà, ci faccio vedere un pezzo di barca, ma ci sono due pedane che escono fuori dal bordo del tetto con due baliste. E poi qua c'è lo spazio per l'attracco. Ok, perfetto. Quindi alle baliste c'è qualcuno che le sta maneggiando? Quelle che vedi dal soffitto no. Okay. E però direi che mi calo guardando. Da solito mi posso calare qui, su questo. Sì, sì. Ok, allora facciamo così. E da lì c'è un'entrata, no? Per entrare nell'edificio. Cioè, ti rendi conto che è completamente vuoto, che poi il magazzino sotto questa specie di tendone è completamente aperto. Quindi c'è tutta okay. un'area dietro per l'attracco delle navi. Vabbè, perfetto, quindi perfetto. Direi entriamo di là. Ok, quindi camminiamo sul tetto fino al bordo che si dà sul lato aria e da lì ci caliamo sulla passerella in legno sotto di noi. Ci sono i vostri pianetti. Da quale lato vi decidete di calare? Questo qui. Ok. Avete delle corde? Perché saranno una... Explorer's pack, suppongo. Sì, c'è una corda. Ok, fate questa cosa, diciamo, in stealth, immagino. Cioè, sì, camminando sul tetto con circospezione, vi calate all'interno del magazzino. Diciamo che prima di calarci, ci hai detto che non c'è nessuno, però, come dire, l'Aeron si prende un buon 2 minuti, proprio 120 secondi di tempo e osservazione per essere sicuro che non ci sia né rumore né movimento, e dopo diamo l'ok per scendere. Ok, mentre vi accucciate sul bordo del soffitto e vi mettete ad ascoltare, in realtà sentite che c'è un vocio che viene all'interno del magazzino, un po' ovattato, però, e vedete anche dall'altro lato, vedete un chiarore come se ci fosse una lanterna, quindi il magazzino in questo momento è abitato. Ah, ok, okay. Perfetto. Posso fare un tiro per... chiederti qualcosa in più, nel senso sentire una, due, tre, sette sì. voci diverse o cose del genere, investigare, percezione. Questo è il tuo? No, ma questo è il Logan. Logan, in realtà tu capisci che ci sono due gruppi di persone, una a destra e una a sinistra, di più non sai quante siano le persone. Leon, tu cominci, non hai mai pensato di soffiare di vertigine, ma in realtà appeso al bordo del tetto con un lupo puzzolente accanto, cominci ad avere un po' le vertigini. Sicuramente. No, Bondil, tu più di quello, più ci sono delle voci all'interno, non riesci a identificare quanti, quali, dove. Ok, ma scusami, hai detto che adesso da dove siamo è tutta un'area, quindi se guardiamo dentro vediamo tutto quello che c'è nel magazzino? Sì, però dovete sporgervi praticamente a testa in giù e infilare adesso sotto il bordo, cioè siete sul tetto. Sì, sì. No, non siamo su questo camminamento adesso. E siete sul camminamento, siete dentro il magazzino. È tutto, allora, il problema è che non... Cioè, il magazzino è un unico grande ambiente. Ho capito. Queste due piattaforme sono allo stesso livello del pavimento, quindi se siete su quella piattaforma siete dentro il magazzino. Siamo no, Logan, su quella piattaforma? Sì, sì, Logan, aspetta un attimo, io ho detto che prima di scendere volevo fare questi tiri per prima di calare la corda, prima di scendere, quindi li facciamo probabilmente con la testina fuori dal bordo del tetto, ma non ancora pienamente andati. Ultima cosa che ti domando, le capriate del tetto sarebbero abbastanza frequenti e strutturate da poterci camminare saltellando dall'una all'altra nel sottotetto, praticamente nelle travi? Hai la più pallida idea. Ok. Perché non le vedi? Ok, va bene. Quando sarò sulla corda, eventualmente vedo questa cosa, perché un'idea sarebbe quella, come dire, camminare sulle travi sotto questo tetto a spiovere all'interno del triangolo che fanno le travi, per camminare là sopra, insomma, fuori dagli occhi e liberi di muoversi. Certo.
Ok, quindi vi calate con la corda all'interno della, del magazzino. Mm-hmm. Si mette sempre silenziosi. Fatemi un tiro di stealth tutti quanti, allora. E tira più di 8, dai. È una gran fortuna quest'oggi. Mamma. Con il D4 in plus. E Boindil? Boindil, tu hai l'armatura pesante? Che armatura hai? Scusate, ho tirato due volte. Ma tu che armatura hai, Boindil? Io ho un'armatura media. Quindi, ma è, vabbè, comunque è il minimo di stealth. Ok. In realtà, Leiron e Logan riescono a scendere cautamente e a sbirciare all'interno della stanza. E vedono che ci sono, appunto, come dicevo, è tutto un unico grande ambiente. Ci sono due gruppi di persone, una a destra e una a sinistra, sembrano armigeri in armatura, che stanno confabulando. Questi e questi altri sono radunati attorno a una specie di piccolo lumicino, lanterna. Mentre prendete con lo sguardo tutta questa scena, in realtà Boindil fortissimo contro il bordo, di fa cadere una tegola. Tum, 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 tum. Cazzo, vi girano di scatto a guardarvi appesi a metà strada dalle corde. Iniziativa. Uh-huh. Io faccio un commento laconico, dico: mai infiltrarsi con un nano. Master, le balliste sono caricate, sono già cariche. Sono cariche, però ti rendi conto, mm-hmm, che la piattaforma si è movente, non gli consente di essere puntate verso l'interno, cioè si possono muovere solo nell'arco frontale, non possono girare a 360 gradi. Che bella, okay, iniziativa che abbiamo fatto. Allora, iniziativa. Non ero pronto, ero lì che mi muovevo tranquillo, furtivo, silenzioso come un'ombra, e dannazione. Non fare rumore. Boindil, tu quanto hai fatto? Schifo. Sì, principalmente quello. Abbiamo fatto tutti e due col dado. Perfetto. Per quando mi sono calato giù. No, io ho fatto 3. Vuoi mettere la ricchezza? Ma se quando mi sono calato giù. Ah, no, 2. Sì. Come bonus action posso shiftare? Certo. Quindi sei ancora più peloso e puzzolente? Esatto. Perfetto. Invece anche loro hanno fatto dei grandissimi tiri. Lui fa 9. La bonus action posso farla anche fuori dal giro di iniziativa? No, tecnicamente no, era okay. Cioè, nel senso, è semplicemente, cioè, se sei fuori dal giro di iniziativa e vuoi fare un'azione che conta come una bonus action, la puoi fare, ma non è che, nel senso, è bonus action solo durante il combattimento. Ok. In realtà 2. Ok, allora è veramente una situazione imbarazzante, però i primi sono i galoppini, diciamo così. Aramil, Dio mio, Leiron e l'altro elfo dell'altra campagna. Leiron e Boindil, mi fate entrambi un tiro di storia. Ok. Ok, però vedi che sono preparato io sulla storia. Boindil, tu ti rendi conto che i tizi che si stanno avvicinando minacciosi e che sono tutti vestiti uguali portano sul petto un simbolino che tu riconosci, in realtà è una mano verde fiammeggiante, che è il simbolo del culto della mano di smeraldo, dell'artiglio di smeraldo, scusate, che è una specie di organizzazione paramilitare terroristica, che è una costola di un'armata dell'ultima guerra, che i servizi segreti speciali del Karanat. Esatto, grazie per la precisazione, e che però adesso si vende un po' al miglior offerente e fa cose abbastanza poco pulite. Hydra. Esatto, completamente sì. Comunque, i quattro galoppini su cui è riconosciuto il simbolo dell'artiglio di smeraldo
tirano fuori tutti delle balestre e cominciano a spararvi addosso. Ma siamo tutti coperti dalla balista, giusto? Siete a mezz'aria attaccati alle corde in questo momento. Ah, non eravamo scesi. Ah, ok. No, no, siamo in una condizione peggiore. Sì. Ok, quindi sono uno a testa più uno in più per... E sarà per me, sono io per questo casino. Ok, liscio, liscio. Leiron, purtroppo per te è un colpo andato a segno. Il dardo di balista ti passa praticamente in mezzo alle gambe, tagliando una parte del pantalone, e senti anche il sangue che scorre copioso. E sono la bellezza di 5 danni. Sì, sì, comunque è andata bene, perché col dardo in mezzo alle gambe poteva finire molto peggio. Sicuramente. Il secondo attacco di contro Logan ha più uno di classe armatura in questo momento, giusto? Quindi 16. Ok, no, fallito. Ok, il turno loro finisce. Adesso vedete che c'è un'altra figura che si trova dall'altra parte, la intravedete dietro la nave, che si sposta verso di voi, e con la coda dell'occhio intuite che ha un tatuaggio multicolore che praticamente gli sta salendo in faccia, gli sta passando attorno al collo, e poi è scomparso di nuovo in mezzo alle vesti. E poco dopo vedete che dal nulla c'è un turbine di polvere che si condensa in una specie di piccolo mulinello, e questo mulinello comincia a crescere degli artigli uncinati e continua a girare su se stesso. Wow. Ok, questo è il suo turno, questo è il suo turno. Adesso tocca a Leiron. Ok. Allora, io penso che sia arrivato il momento giusto per usare il mio marchio dell'ombra, quindi che mi dà la possibilità di nascondermi in piena vista. Quanto è illuminato questo posto comunque, a parte il fatto che io posso comunque nascondermi? Quanto è illuminato? In realtà è in dim light, cioè in luce fioca, perché ci sono solo l'illuminazione delle lanterne che hanno i due che avevano i due gruppi. Ok, hanno delle lanterne in mano, quindi va bene. Diciamo che se hanno svantaggio il tiro di percezione per individuarti una volta che ti sei nascosto. Ok, allora io nell'ordine, dimmi se può funzionare. Il mio obiettivo è nascondere, quindi scompaio utilizzando il marchio dell'ombra come azione gratuita. Dopodiché voglio tirare un colpo d'arco verso le lanterne. Voglio spegnere la lanterna, romperla. Mm-hmm. E dopodiché muovermi in modo che mi muovo di qualche metro rispetto a dove è partito il colpo, diciamo. Ok, allora prima di tutto devi finire di scendere dalla corda. Ok, perché sono ancora lì. Perfetto. Quindi diciamo che metà del tuo movimento lo spendi per scendere giù a terra dalla corda, e sei dietro la balestra, quindi è facilissimo scomparire nelle ombre. Poi però ti rimane metà del tuo movimento, che sì, è qualche passo. Sì, 15 feet, quindi sono 3 quadrettini. Quindi puoi spostarti, sparare dalle ombre se riesci a nasconderti, però poi devi rimanere lì nella posizione in cui ti trovi. Oh, aspetta. Però non hai fatto la bonus action puoi fare pure dash e puoi rimuoverti, quindi sì. Ok, benissimo, allora la cosa può funzionare. Nell'ordine quindi, tiro di furtività, giusto? Sì. Senza problemi, neanche i compagni ti vedono più. Vedete che praticamente si fonde come un camaleonte con la superficie della balista da guerra. Vorrei capire quando... una cosa prima che... Come? Vai. Tutti e due. Se possibile, vorrei bisbigliare a entrambi i miei compagni qui vicino. Dico: non andate via da qui, da questo posto dove siamo adesso. Ok, seguo il consiglio. Ok, quindi da nascosto ti sporgi da dietro la balista,
Voglio tirare alla lanterna, considerando allora, che... Fai un attacco con l'arco. Ho vantaggio il fatto che non mi vedano e non sappiano dove parte il colpo. No, la lanterna poveretta non dipende, nel senso è un pro forma l'attacco alla lanterna, però non hai vantaggio. Ok. Perché non è ignara dell'attacco che sta arrivando, poveretta, ignara di tutto. Comunque riesci a colpirla, la rovesci. Vediamo quanto siamo fortunati stasera. No, non siamo abbastanza fortunati. La lanterna si rompe, si spezza e senti che c'è una specie di piccolo sbuffo di fumo e tutta questa zona qui della, diciamo, fino a metà è adesso in buio quasi totale. Ci sono solo delle luci fioche che vengono dall'esterno, ma è molto difficile distinguere anche solo i contorni delle cose. Fantastico. In questo momento mi rendo conto che il forgiato, che era l'unico che aveva problemi col buio, se n'è andato e sorrido. Esattamente. Ok, ancora del movimento, se vuoi fare usare il bonus action per muoversi. Faccio giusto un passo, ma anche solo, che ne so, per tornare dietro la balestra, così. Vuoi rimettere esattamente la posizione di partenza di nuovo addossato alla balestra. Perfetto. Alla apertura. Logan. Ok, dunque adesso siamo al buio, giusto? Sì, buio presto. Ho comunque considerato darkness, diciamo fino a più o meno l'altezza della passerella. Sembravano tutti umani quei tizi? Sì, quelli che hai subito di fronte, sì. Ok, allora vado in rabbia. Ok. Devo prima scendere la corda, cos'è che devo fare? Ancora a metà strada, però okay, di... quindi vado, scendo, Tarabbi, a questo tizio qua davanti. Cosa, scusa, non ho sentito. Un giavellotto. Ah, ok, vai, con vantaggio perché è al buio. Perché con vantaggio? Perché è al buio. Lui ha vantaggio e io ho vantaggio per colpire lui, no? Perché è al buio, lui è cieco adesso. Sì, pensavo che valesse solo al contrario, però sì, mi fido. Beh, comunque... tanto il mio primo tiro è il maggiore. Comunque penso di avere vantaggio perché quando è blinded loro. Aspetta che controllo. No, stavo controllando la cassa armatura del tizio. Che purtroppo il giavellotto rimbalza riesce a tirare sullo scudo con un riflesso condizionato. E il giavellotto si pianta nello scudo, ma non lo colpisce. E poi metto dietro la balestra. Ok, Boindil, perfetto. Anch'io scendo dalle cose e poi faccio riesco a colpire il tizio 2 da qui con una balestrata. Dovrei avere anch'io vantaggio per il fatto che lui non mi riesce a vedere. Sì, altra lanterna. Ah, non ho visto che c'era un'altra lanterna. Ok, lo prendi stavolta, decisamente. Mm-hmm. E sono... Quindi aspetta che è di qua da cliccare per i danni. Okay. E un altro di 6. Ok. La cosa del... Sì. E aspettate che continua a sbagliare il backslash. 13 danni. 13, perfetto. Vedi che questa volta il dardo di balestra non riesce a essere intercettato dallo scudo e si conficca nella sua spalla e lancia un urlo di dolore. Ti mani fermo di 2-6? Faccio un passetto in qua. Ok. Adesso tocca a lui, poveretto. Che cosa vuol fare lui? Lui si sposta indietro e lascia. Ok, nuovo turno, tocca ai soldati semplici, diciamo così, che corrono più o meno al buio e si cercano di afferrarvi nello squida, vedono diciamo solo delle ombre, quindi attaccano con svantaggio, però uno si avventa su di te, Leiron, che... Io sono addirittura nascosto comunque.
Ma quando è attaccato ti sei rivelato. Ah, ok. Cioè, diciamo, hanno svantaggio comunque perché sì, sennò, sì, va bene. Però sanno che qualcuno da quella posizione ha sparato alla lanterna. Niente, vedi che senti un colpo di maglio che colpisce il fianco della balestra facendo volare via delle schegge, e l'altro anche un po' alla cieca tira indietro il caricatore della balestra e spara un altro colpo verso Boindil. Questa volta Boindil, tu riesci tranquillamente a evitare il colpo, che è veramente molto alto e si perde all'esterno. Gli altri due, okay. uno è salito sulla barca in questo momento, e tocca invece a lui. Vedete che anche questa specie di mulinello con le lame e gli artigli si muove, e sentite una voce che dal centro della stanza dice: che bisogno c'è di tutta questa violenza? Possiamo parlare come persone civili, per favore? E questo finisce il suo turno. Leiron. Io, schivando quello che ho davanti, che mi ha malamente identificato, dico: finalmente qualcuno che ragiona. E mi disingaggio dalla mischia e provo a nascondermi da qualche altra parte verso il fondo della stanza, circa qua. Mm-hmm. E sempre col marchio. Quante volte lo usai il marchio? No, non col marchio, semplicemente provo a nascondermi, nel senso che mi muovo silenziosamente, mi metto quieto in modo che facciano fatica a capire che sono lì. Fammi un tiro, un altro tiro di stealth. E prima di farlo faccio il mio attacco. Ok. No, non riesco a fare tutto questo, penso, forse. No, puoi muoverti. Uno, due. No, il movimento ti basta per arrivare lì. Ok, poi allora nell'ordine. E poi attacco. Allora, prima attacco, perché punto all'altra lanterna. Che però è da questo, cioè è qui. Sì. Quindi hai in mezzo la balista e la barca. Dalla posizione in cui ti trovi. Ah, ok, vabbè, allora mi muovo, cerco una linea di tiro verso quello. Anzi no, perché sennò mi sgamano. Semplicemente mi muovo e mi nascondo per osservare come va la cosa. Ok, fammi un altro tiro di stealth e tu, diciamo, sei in attesa degli sviluppi. Sì, perché tanto non ci vedo per adesso in gran difficoltà, quindi si può temporeggiare anche. Ok. Va bene. Vuoi temporeggiare anche tu? Allora, dunque, io sono in rabbia, quindi ho vantaggio ai tiri basati sulla forza della costituzione. Vorrei fare un grapple a questo tipo davanti a me. Sì, volentieri. Lui fa un tiro di atletica opposto al mio tiro di atletica. Lui ha fatto un 20 naturale. Dannato! Ok, vorrei usare la mia offend per fare la stessa cosa. Ok, con l'attacco, diciamo, bonus. Ok, questa volta riesce ad afferrarlo con... Perfetto, e normalmente una volta che ho afferrato qualcuno posso muovermi e muoverlo di metà del mio movimento. Lo shove mi pare che sia un'azione specifica. Quello non è lo so che è lo shove, io non voglio spingerlo, mi voglio muovere insieme a lui. Ma lui non può più opporre resistenza una volta che grapple? Dove sta? Una volta che grapple lui è trascinato di con te. Esattamente. Ok, e dove vuoi muoverlo? Vorrei muoverlo attorno a me fino a farlo arrivare qui. Mm-hmm. E poi lasciarlo. Ok, quindi lo fai ruotare praticamente su se stesso e lo lanci fuori. Esattamente, esatto. Flaffiamolo come una mossa di judo. Dove io lo prendo. No, Logan, sei in fiction come me la vedo. Che vai a prenderlo con la destra, lo manchi, con la sinistra da sotto lo becchi all'inguine. Esatto. E lo alzi semplicemente da lì, scaraventandolo dietro le spalle. Altro che mossa di judo. Dietro le spalle. Esattamente. E tu senti... E il tizio scompare
per precipitare probabilmente. E poi grido, ce n'è per tutti. Finito. Bene. Boindil. Ok, io sto pensando che piuttosto che cercare di impallinare la gente con la balestra, è meglio che cominci a rendere possibile un'eventuale via di fuga. E quindi comincio con la mia azione, voglio sabotare la prima ballista qua, cominciando a... Ah, no, avevo un'altra idea. Boindil, ma scusami, se permetti, se rendi possibile girarla sull'interno, avresti un'arma fantastica, altro che la tua balestra. No. Se è possibile girarla sull'interno, beh, effettivamente prova a manometterla. Però se sì, effettivamente è più intelligente provare a manometterla prima, e se non ci riesco la rompo. Vuoi cercare di farla girare, cioè, nel senso, il fatto che potesse girare solo a 45 gradi, cioè, nel senso, è fisicamente limitata, non è che potrebbe girare a 360 gradi ma è bloccata, è proprio fisicamente... Ma non è che c'è un blocco? No. Cioè dovresti proprio tirarla su, spostarla e riappoggiarla per terra. Ah, ok. Questa cosa è tristissima. È difficile. Ma... Okay, Boni, non la danneggiare, perché ho un'altra idea. Cosa vuoi fare, Bondil? Vabbè, dai, se prima mi ha sussurrato che in mente fare qualcosa con le baliste, allora... mi limiterò a frecciare. Riesco ad arrivare a frecciare il tizio che è vicino a cosa vorticoso? Magari avrebbe metà copertura, perché praticamente stai attraversando una parte della velatura della barca, però sì, ce la puoi fare. Vabbè, allora intanto eliminiamo il tizio 1 che è lì vicino. Ok, quindi spari sul soldato che ti trovi praticamente, sul mercenario che praticamente è di fronte. Esattamente. Ok, vai. Ecco qui. E lo prendi in pieno, il dado di balestra si conficca nel petto agli ai. 3 più... Usi di nuovo il... Sì, tanto... Una volta al turno. 17. Ok, vedi che il dado di balestra si conficca nel suo stemma, senti questo crunch sonoro mentre la cassa toracica si schiaccia e praticamente lo infilzi al muro, e dopo alcuni rantoli non respira più. Tra poco potremo parlare. Ok, ora tocca a lui. Vedete che è il... Quest'altro mercenario afferra un involto parzialmente disfatto in cui si intravedono i denti della ruota di pietra, quindi non considerate che sia più su questo tavolo, e comincia 1, 2, 3, e vedete che si avvicina, arriva fino ad aprire con un braccio questa doppia porta e scompare all'interno. Ma domandone. Ah, quindi si è preso. Si quella è preso cosa lì di pietra pesa abbastanza per rallentarlo? No. Okay. Cioè lo puoi portare a due mani in braccio, ma non è fatta di uranio. Cioè è fatta pesante. Di pietra? Sì, sì, ma non è. Non sono 90 kg di pietra. Ok. È come se fosse un peso da palestra. Le dimensioni, il peso, se tu lo prendi con tutte e due le braccia. Ok. Non è un grande problema. Ok, muore. Dai. Ok, adesso tocca a... non tocca più a nessuno, perché sono tutti morti. No, voi siete ancora al buio. In realtà questo si sposta fino a qui e dall'alto della nave ancora da cerca di sparare su Boindil, che è quello che non si è mosso più, però sempre con svantaggio. La volta, caro Boindil, fa... No, 14 non è abbastanza per prendere neanche te. E quindi anche su questo dado di balestra riesci a evitarlo abbassando di... schivando. No, altezza uomo, non ha visto che era un nano. Esattamente. Il damerino, diciamo, quello che sembra a capo dell'intera operazione, dice: possiamo deporre le armi e parlare da persone civili adesso che... l'oggetto del contendere non si trova più in questa stanza? Posso offrirvi molti soldi
è un lavoro, magari. E nel frattempo però tu, Leiron, che sei l'unico che lo vede chiaramente, vedi che il tatuaggio luminescente riappare sulla sua faccia, gli passa attraverso i capelli e riscompare dietro la schiena, e al suo fianco appare un altro di questi turbini di parti metalliche e polvere. Il tatuaggio che io vedo, lo riconosco come marchio aberrante? No, lo riconosci come un marchio della casa Tacagnit. Ah, quindi lui è un membro del Kennet. Sì, è un marchio Kennet. Sì, sì. Ok. Lei, non tocca... Sei stato invitato a deporre le armi e a parlamentare come le persone civili. Più di una volta. Mm-hmm. Ok. E diciamo che non posso esimermi da questo. Quindi... comincio a muovermi sinuosamente qualche passo avanti, quel tanto che veda che io esisto, ma non che sia illuminato. Ok, arrivi diciamo al limite della zona di luce e fioca che no, ma anche prima, semplicemente basta che veda la mia sagoma. Sì, lui stava cercando di interrogare, perché adesso che non ti stai più muovendo, cercando di non farti individuare, ti si vede, diciamo, l'outline della tua figura si vede, quindi sa dove sei. Ok, e io incomincerei a parlare, però sicuramente se il combattimento va avanti, come dire, è inutile che iniziamo a fare due parole a testa. No, certo, è in ovvio. In termini di round, quindi vabbè, io adesso comincio a parlare con lui, nel frattempo vediamo quanto va avanti questa scansione a round, e poi okay. Semmai facciamo un discorso. Sei comunicativo, diciamo, sei sì. In posizione di... relax, pronto alla parlamentare. Ok, adesso il turno va a Logan. Okay. Lui pronto a parlamentare. Immagino. Vado a comunicare con questo tizio sulla nave. Dunque, posso saltare sulla balista e dalla balista sulla nave su questo pezzo di... Yes, you can. Ok. Allora, esattamente quello che faccio con scatto felino, quindi 1, 2, 3, 4. Questo è simile a quelli che abbiamo visto che erano qui. Sì, esattamente identico, vestito alla stessa maniera. Perfetto, allora sarà trattato esattamente alla stessa maniera. Io lo sapevo che andava a finire lì. Natural 20. Oh, lovely. Lui non può fare niente se non volare su un bordo e urlare in preda al terrore. Questo lo prendi direttamente per la gola e poi lo lasci andare. E mi abbasso dietro il parapetto della nave, così che abbiamo questo al buio, giusto qui. Sì, sì, ancora. Però mi abbasso anche come una pantera nella giungla. Ok, finito. Boindil. Non c'è più nessuno con cui giocare, Boindil. Non c'è più nessuno a cui sparare. Anche. Beh, c'è da Merino. Dai, salta anche tu sulla nave, Bondi. Questa cosa. I nani non saltano, come i nani non corrono. No, io mi muovo di qua, rimanendo... Cioè, mettendomi qui e cominciando a prendere la mira sul davvero, e facendo un'azione preparata, insomma. Se vedo che fa qualcosa di troppo strano o di... Su di lui, sì. Offensivo, parte un colpo dritto per dritto verso di lui. Ok. Vedete che l'ultimo mercenario rimasto in realtà è sempre in posizione di attacco, però sta fermo e guarda nervosamente il suo capo, e adesso, se nessuno ha voglia di combattere più, di uscire dall'iniziativa sì, un'ultima cosa. Sì. Prima di uscire dall'iniziativa, visto che comunque è un'azione di combattimento, visto che Boindy si sposta e si prepara, io gli bisbiglio un tono che eventualmente sentono anche gli altri, comunque abbastanza basso. Penso che quella lanterna non ci serva a Boindy. Ok, allora io cerco di far saltare l'altra lanterna. Sono in rage, non ho intenzione di fermarmi. Ah, lo so. Okay. Allora, infatti io sono responsabile solo delle mie azioni, non delle tue. Ah, ok, no, perché Master, tu usciamo dall'iniziativa. No. Era appunto una richiesta, perché appunto era una richiesta, sì. No.
se no. Voi tutti avete voglia di parlare, bene, se no il, no. Io sto facendo questo sapendo benissimo che i miei compagni di banda non si fermeranno, però come dire, io ci ho provato e cosa vuoi, ho fatto il mio. Ok, il turno del cavo di questa gombriccola scompare mentre lui comincia a dire qualcosa che si perde nel rumore della battaglia. Lei, non tocca a te. Ok, io sto comunque ascoltando queste sì, chiacchiere, perché... Diciamo in questo momento è 12 secondi, vede... Sì, esatto. Non ha detto niente praticamente. Sì, in realtà, lui no. Probabilmente ha detto il suo nome o comunque ha detto siamo qui per... Macello, esatto. Quindi appunto sto semplicemente ascoltandolo, io insisto nel far finta di sperare che ci sia una conclusione, che non sia sangue e basta. Ok. Logan. Very well. Ok, dunque cos'è sono questi affari? Allora, in realtà sono come di specie di piccoli tornadi parti metalliche. Come se avesse, sì, è una specie di piccola trombatella di parti metalliche appuntite. Capito. Ma dunque, quell'altra lanterna poi l'abbiamo distrutta o non ancora? Ancora no, perché Boindil turno. Ok, perfetto. Allora vorrei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dunque vorrei muovermi fino a quest'altro lato della. Accovacciato, per così dire. 3, mm-hmm, 4, 5, 6, esattamente. E poi lanciare un giavellotto alla lanterna. Ok. Quant'è la distanza del giavellotto? Cioè te lo dico. Te lo dico, non te lo dico. Penso che sia 30-60 a questo punto. Ok, allora la lanterna è... No, è giusto dentro il raggio del okay. Primo incremento, quindi senza svantaggio. E ti dirò di più, posso farlo reckless, farò perché è un tron, quindi è basato sulla forza, faccio reckless, dai. Mm-hmm. Wow, no, snake eyes, ok, wow. Però tecnicamente il giavellotto si conficca in una delle paratie della nave, vedete tutte queste decorazioni che sono molto funzionali quanto inutili, il giavellotto viene deviato da una di queste decorazioni e si perde nel vuoto. Ok, niente, finito. Non più uno. Boindil. A questo punto sposto la mia attenzione dal tizio alla lanterna e sparo per... Ok. No, ovviamente prendi la lanterna che si infrange in mille pezzi senza dare fuoco a tutto, purtroppo. E adesso siete al buio. Ah. Quasi completo. C'è un lievissimo chiarore che viene dall'esterno, ma è praticamente nullo. Ok. Adesso, come dire, io continuo a cedere il passo, lascio a Logan dettare il ritmo fino a che non vuole calmarsi, se vuole calmarsi, ma dubito. Ok. Quindi tocca a lui, che ha visto l'ultimo diciamo atto di guerra continua, e anche lui scompare all'interno della porta. E a questo punto anche il capo dice: vedo che non avete intenzione di trattare, comunque grazie lo stesso per il bel diversivo, e anche lui scompare all'interno della porta. E ci sono queste due cose rotanti che sono rimaste qui davanti a queste due specie di turbini di metallo. Leiron. Queste cose di metallo sembrano comunque avere un qualche tipo di reattività di coscienza, nel senso si sono mosse evidentemente con un'intenzione di difesa, magari rispondendo a un comando tacito, cose del genere. Sì, sono state comandate direttamente dalla volontà del portatore del marchio, quindi okay. E allora siano semplicemente, diciamo, che abbiano un minimo di volontà propria. Ok, e niente, allora bisognerà smontarle. Tiro un colpo di arco.
verso quella più vicina a te. Sì, Vai. indifferente. Posso tirare con furtivo perché penso che tiro con vantaggio per l'oscurità. Sì, E il non tirare con bisogna. vantaggio automaticamente sblocca il furtivo. Yes. E nel caso, semmai se la mia, come dire, visione crepuscolare fosse sufficiente, mi avvicino un po'. No, vabbè, ma c'è abbastanza Non so esatto. quanto siano i range in questa edizione. Ok, con vantaggio lo prendi, per fortuna. Quindi fai il tuo danno più sneak attack, che è abbondante per... Vedi che la freccia passa in mezzo a questo specie di turbine, viene maciullata dal vortice, però in realtà è l'ultimo vagito e poi si spegne, Si si... consuma nel mangiare la freccia. Esattamente, esattamente. Hai bisogno di fare altro? Vuoi rimanere lì fermo? Vuoi muoverti? Mi muovo un po', sempre per l'idea di non rimanere fermo, tanto comunque siamo in oscurità, quindi mi muovo abbastanza sicuro di me. Ok. Logan. Lo hai completamente distrutto quel tizio? C'è un mucchietto di ferro a terra, probabilmente, sì. Allora, Rirottandosi i gallici che 1, l'avevano 2, 3, 4, formato. 5, 6, mi muovo di 6 e artiglio sta cosa reckless un paio di volte, vediamo che succede. Classe armatura. Doppio 20. Incredibile, doppio, va a pari col doppio 1 di prima. Sono 10 punti ferita. Per il primo artiglio e non c'è bisogno di fare anche Ok. l'attacco perché lo praticamente disperdi Ah, è già disperso. abbondantemente. E niente. Ok, adesso ditemi. Scusami, quelle che vedo lì sono finestre segnate in bianco, Sono porte. tutte porte. E quelle porte dalla quale loro sono uscite, le hanno chiuse dietro di sé? Queste sono le porte. Sì, se le sono tirate dietro. Se le sono tirate dietro, ok. Ok, prova ad origliare alla porta per sentire se c'è rumore di là. Non senti assolutamente niente. Perché potrebbe darsi il caso che siano usciti direttamente dal magazzino nelle strade principali di Sharn, in quel caso, vabbè che è passata proprio una manciata di secondi. Sì, sono passati Dai, 12 secondi, sono 12 passati. secondi, insomma, quello che sia. Ok, niente, a questo punto convergo verso Logan e gli dico, direi che andiamo avanti così, l'oscurità c'è a favore. I am hunting. E squadro un attimo la porta, quanto è pesante? Perché forse potrei far prima a scassinarla che non lui a sfondarla. No, ma la porta non l'hanno richiusa a chiave di dove, l'hanno semplicemente richiusa, ma è Ah, aperta. non si sono barricati dentro, scusa. Davo No, per scontato che. sapete dietro, no. Io non vi ho fatto vedere le pedine che si muovevano dalla porta principale solo perché le aveste viste, però loro sono ormai, cioè sono usciti dal magazzino già da mo'. Ok. Quindi una volta aperta la porta vi trovate in questa specie di piccolo disimpegno barra ingresso in cui non c'è nessuno. Ci sono due Ok. altre due porte, ma è perfettamente vuoto. Perfetto, allora si segue. Sì, esatto. Apriamo lo stesso per sicurezza se sono aperte anche le porte di fianco, che non si sa mai. Tutte quante. No, troppo tempo. Secondo me, cioè, se dobbiamo inseguire questi che sono con lo schema sotto braccio, dobbiamo muoversi Sì, dice. di buon Vabbè, ritmo. di aprirla al volo, tipo passando, a meno che non sia chiusa a chiave, giusto? Vabbè, intanto tu c'hai già le gambe corte, quindi comunque resti indietro, dai. Io guardo Logan con sguardo d'intesa come per dire. Io sì, mi butto a quattro zampe, completamente Ok, ferale, e tento io ti di... seguo a qualche passo di distanza. Arco in mano. Io apro tranquillamente le porte, le finestre, cioè le porte per Apro le controllare porte, le finestre, spazio i pavimenti. le finestre. Fatti i tappeti. Ok, vi gettate fuori all'inseguimento di questi loschi figuri che hanno
rubato lo schema, probabilmente appartenenti alla casata Cannit, probabilmente con i marchi, gli artigli, la confraternita dell'artiglio di Smeraldo. Cominciate a correre. Io, scusami, inseguendoli, urlo al ladro, al ladro, l'artiglio di Smeraldo. Ok. Cosa che metterà in soqquadro l'intera città in breve, se questi sono talmente furbi da avercelo stampato sulle divise. Bigliette, sì, è vero. E, appunto, uscite fuori dalla porta principale e cominciate... No, non vedete nessuno nelle immediate vicinanze, ma diciamo cominciate a correre a direzione più probabile. Non so come volete gestire questo inseguimento. L'ultimo che è uscito tipo 10 secondi fa, quindi almeno a vista o sentire i passi, probabilmente li sentiamo. Posso farti un tiro di percezione, ma per vedere dove qual è la direzione più probabile. Survival? Percezione. Percezione. Ah, senza vantaggio. Ok, avete un chiaro sentore di due serie di passi che si allontanano. Uno che va verso l'interno del distretto e un altro che sta costeggiando una delle strutture più grandi di fronte a voi, verso la sinistra. Cioè, uno in questa direzione, per capirci. Perché non, scusatemi. Uno in questa direzione. Oh. Okay, più che altro il tizio con è uno in questa. Fascioti da impronte particolarmente pesanti, posso tipo seguire le sue tracce. Puoi fare un tiro di survival per seguire le sue tracce. Boom. Ok. Faccio faccio la wolverinata. È sicuramente andato da questa parte. I can smell you. Ok, corro in quella direzione. Ok, dopo pochi secondi riuscite a intravederli, il tizio che porta lo schema e il capo, il boss di questa operazione, che stanno cercando disperatamente di raggiungere una struttura, un edificio che in realtà forse Leiron potrebbe riconoscere. Mm-hmm. Se vediamo un attimo, aspetta che non mi ricordo esattamente, cioè già le pronunce sono abbastanza. Scusate un attimo. Sì, Boyd nel frattempo ha fatto le pulizie di primavera. No, in realtà poi è una domanda. L'ambasciata del regno di Amdair. Si sta affiondando all'interno dell'ambasciata. E okay. C'è lui, una guardia di quella dell'artiglio Smeraldo, e gli altri? No, è nessun altro. Sono solo loro due. E mentre okay. Una cosa, Fabio. Sì. Serve qualche abilità speciale, cioè non a livello di skate, ma proprio di lore, per saper guidare una nave volante? No, non c'è nessun limitazione, cioè queste qua, le carrozze volanti, puoi guidarle solo a Sharn senza bisogno di avere nessuna abilità particolare, devi diciamo avere la cioè per guidarle bene devi avere la proficiency in veicoli volanti, per guidare la nave volante vera e propria devi avere il marchio della casata ed essere e far parte di quella casata, ma qui non c'entra. Non c'entra niente l'essere appartenente a essere un Dragon Marked o meno. Okay. Però non hai mai fatto una cosa del genere, quindi tieni conto che ti resti con svantaggio per uscire, come se prendessi per la prima volta un pullman, cioè dovresti guidare un pullman. Beh, comunque penso che dopo aver dato un'occhiata qua e qua per essere di aiuto a loro io ci provi. Ok, benissimo. Quindi okay. Praticamente a un tiro di schioppo dall'ingresso dell'ambasciata del Regno di Under e dai vostri da quelli che state inseguendo. E ditemi che cosa volete fare. Ci sono guardie a portata di sguardo e di urlo? Non che tu veda adesso, probabilmente a portata di urlo potrebbe darsi. Ok, e quindi l'ingresso dell'ambasciata esso stesso non è difeso?
No, non sembra essere difeso dall'esterno, anche perché diciamo che c'è una specie di giardino recintato e poi l'ingresso vero e proprio un po' più Ho capito. avanti. Però tu sai perfettamente che una volta entrati nel giardino, quello è territorio del Regno di Ander. Certo. Quindi, cazzi, per essere. Riesco ad assalire il tizio prima che lui arrivi lì. Lo so che tecnicamente ci muoviamo tutti e due Alla stessa velocità. Beh, però lui ha un Così. peso di per quanto sia leggero, cioè. Ma ciò che hanno, dico, cioè, c'è un modo arpì di raggiungerlo. Puoi provare a. L'acrobazia, faccio una Jackie Chan-nata a saltare contro le pareti e poi mi butto con artigli spiegati sul suo collo. Io. Fai una prova Se... di acrobatics. Aspetta un Ok. attimo, io con la mia abilità Mastermind posso aiutare anche entro un corto raggio di distanza. Quindi, se mi permetti di farlo, semplicemente tiro un colpo d'arco, ma non addosso alla figura, semplicemente a farlo rimbalzare magari sulla strada, poco avanti o poco indietro, per fargli perdere quell'attimo di tempo e dare a Logan qualche chance in più. Quindi. Ah, ok, sì, questo ci piace. Quindi tu crei un diversivo per Gli rallentare garantisco il vantaggio. in più che serve a Logan per arrivare a zompare sulla faccia dell'inseguito. Prego, Logan, fai un tiro di acrobazia a questo punto. Con vantaggio. Ok. Visto che ti ha aiutato Violazione di aiuto. Logan riesce con un balzo ad praticamente fare un abbraccio dell'orso con gli artigli sul tizio che tiene in braccio lo schema, conficca gli artigli nei fianchi e lo trascina a terra con lui, facendolo ruzzolare. E riesce ad afferrare e si rompe. Riesce ad afferrare il mercenario che portava lo schema. E nel momento in cui ti rialzi con gli artigli grondanti di sangue, il capo attraversa il cancello del giardino dell'ambasciata e si dirige rapidamente verso l'interno. Gli ringhio dietro e dico: non è finita qui, Bob. No, ovviamente non è finita qui, ci rivedremo molto presto. E entra dentro l'ambasciata. Ok. Mi avvicino a Logan e dico: questa battaglia andrà combattuta in altri campi di battaglia adesso. Certo che Logan comincia a Lander calmarsi. si sta sporcando le mani non poco, con gente che, ecco, io non mi ci farei vedere in giro. E ricomincio a camminare indietro verso al magazzino. In tutto questo, mentre state tornando indietro verso il magazzino, vedete la nave volante, la carrozza volante che beccheggiando cerca di sollevarsi dal suo attacco, e vedete Boindy che ogni tanto si solleva cercando di vedere dall'altro lato del timone, che non è proprio ad altezza nano, e un po' carenando da un lato e dall'altro si dirige verso di voi, ma proprio punta diretto verso di voi, con un angolo di virata abbastanza impegnativo, però riesce a fermarsi più o meno sopra le vostre teste. Su, saltate su. Vi lancio una fune e vi state sulla carrozza volante, probabilmente non rubata, però non di vostra proprietà, in un magazzino che non si sa a chi appartiene. Dopo aver recuperato sì lo schema, ma esservi lasciati sfuggire l'ideatore probabilmente di questo colpo, che è della casata Cannit, ma si è alleato o è al soldo del regno di Andair. Chissà se riuscirete mai a scoprire cosa c'è sotto. Dun, dun, dun. Ok, beh. Se volete possiamo chiudere la parte, diciamo, di sessione vera e propria e fare un po' anche di meta, spoiler, tutto quello che volete. Chiedetemi tutto quello che volete. Vabbè, giusto prima di chiudere la parte di narrazione, perché Eberron non è un setting standard, diciamo, per questo, c'è il fatto che Leyron vada alle forze dell'ordine, nel senso che questa è una capitale praticamente ottocentesca e va a far rapporto di tutto quello che è successo.
Perché certo, ma comunque poco dopo la ci farà denuncia pubblica e ci sarà un'accusa ufficiale nei confronti dell'ambasciata, la quale negherà tutto, e giro di salotti e cose del genere, quindi... Certo, tu sei maestro nel disseminare questo genere di zizzania negli ambienti. Esattamente. Io diciamo non sono ancora un esperto della casata, però probabilmente con questo mi sono guadagnato un po' di... Il tuo primo scoop, diciamo un po' così. Di visibilità, esattamente. No, ma dunque, la cosa che non sono riuscito a fare, volevo, una volta che i piccoli erano... il boss verso di nuovo. Ah, scusami. Volevo prendere il boss e volevo metterlo su una balista e lanciarlo nel vuoto e interrogarlo e dire: se lui non parla ti lanciamo nel vuoto. E poi l'avrei comunque lanciato nel vuoto, però allora, ovvio. Però un metodo di tortura è poco efficace, perché puoi farlo una volta sola, se non ti risponde le prime volte lo lanci è finito. Perché devi fare come su film di Batman, no? Lo lanci da 7 metri, tipo, così poi lo puoi rilanciare ancora da 7 metri. Ma non muore, quindi lo devi recuperare col cucchiaino, ho capito. Ma no, ma gli leghi la corda e quindi tu lo spari, rimane attaccato alla corda. Beh, forse la sua spina dorsale rimane attaccata alla corda. Va bene, dai, lasciando stare i piani omicidi di un folle ferale. Bene, signori. Okay. Spero che vi siete divertiti, che non vi abbia fatto correre troppo e che sia stata un'avventura piacevole, anche se forse un po', diciamo, soprattutto fuori dei generi che di solito... Bellissime mappe, comunque. Ma questo non è merito mio, in realtà, è grazie all'avventura che c'è da Dungeon Master Guild. Anzi, io spero che non sia un problema, Antonio, non penso. No, non penso. Non credo. Io l'ho comprato e poi non andrò certo a dire. Guarda, abbiamo... Anzi, gli fai anche pubblicità. Sì, no, ci avevo pensato, poi però mi sono fatto il problema, ma alla fine non è che copyright o no. L'uso che, per cui sono state fatte, quindi le mappe sono molto belle. Se avete l'opportunità, è un sito che praticamente è nato come faccio una mappa figa ogni mese, la metto sul blog. E poi si è sviluppato, si chiama Event Tower il sito, se non ricordo male. Dai, facciamo i saluti, certo, e chiudiamo le tende su questa charn ovviamente densa di intrighi e fitta di interessi contrastanti. Ringraziamo ufficialmente il Master che ci ha condotti tra questi mille livelli, grazie. È stata effettivamente la prima giocata di Eberron dopo anni e anni e anni che lo guardavo e lo leggevo dalla scaffalatura. Mm-hmm. È stata una bella esperienza. Soddisfacente. Grazie ai giocatori. E ancora un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Se vi va di farci un piacere, date notizie di questo canale a amici, associazioni, contatti, eccetera, e mettete mi piace sul gruppo Facebook di Gente di Ruolo, GDR Gente di Ruolo, e dateci un feedback se tutto questo è valso il tempo che vi è costato ascoltarlo. Grazie a tutti e buona serata. Ciao. Ciao.